Ciao! Se sei qui per la prima volta, benvenuto sul mio canale. Questo è il terzo episodio della serie dell'iMac 27 del 2010 trasformato in monitor. In questo video ti mostro come riciclare e ridare vita alla webcam, quella che ho staccato smontando e svuotando il vecchio iMac. Dovrò trovare però un'altra posizione rispetto a quella originale nella parte superiore del Mac. Per averla frontale, dovrò piazzarla sopra il mio monitor principale. Potrei incollarla così com'è, ma esteticamente sarebbe un pugno in un occhio. Di conseguenza, è necessario creare un alloggiamento. Vediamo come ho fatto. Come prima cosa vado a vedere il collegamento al computer. Quasi tutte le webcam hanno la possibilità di essere collegate direttamente a un cavo USB. Spelo quindi i cavi della webcam, molto sottili. Bisogna solo trovare la corrispondenza dei quattro cavi che normalmente la USB utilizza. Un positivo, un negativo o massa, due cavi per i dati, di solito indicati con data più o data meno. Sul web si trovano guide generiche per stabilire la corrispondenza dei cavi. Con un po' di fortuna si può trovare anche il lavoro già fatto su qualche forum. Ecco quello che ho fatto io. Su questa pagina si parla proprio dei diversi modelli di webcam del Mac e uno degli esempi riportati sembra corrispondere al mio cavo. Inoltre mi segnala direttamente anche la corrispondenza con i colori del cavo USB standard, rosso, bianco, verde e nero. Per sicurezza faccio comunque un controllo della massa, che è la cosa più facile da controllare. Corrisponde perfettamente, quindi procedo a saldare i fili. Ora mi serve un cavo USB di tipo A. Questo è un vecchio cavo Lightning che non ha mai funzionato bene. Gli taglio quindi la parte che non funziona e spelo i cavi che fortunatamente hanno il colore standard. Inserisco la guaina termorestringente per tenerli isolati. E passo a saldarli con l'aiuto di una terza mano. Sì, lo so, la saldatura a stagno non è la mia specialità, ma finché funziona. Con il calore la guaina sigilla le saldature e arriva il momento in cui mi rendo conto di non aver inserito la guaina generale per chiudere esteticamente il cavo. Ecco perché esiste il nastro isolante. Non è bellissimo, ma è nascosto e non compromette la funzionalità in alcun modo. Ora passiamo all'alloggiamento. Ho recuperato un profilato di alluminio da una cornice di un quadro destinato al riciclo. Su questo profilo inizio a disegnare la forma che dovrà avere il supporto. Con il calibro cerco di riportare le misure più precisamente che riesco. Disegno col pennarello e con la punta del calibro graffio la superficie in modo da avere delle linee molto sottili. Quindi con il trapanino faccio un foro preciso facendo attenzione. Riporto di nuovo le misure con il calibro e stavolta uso l'avvitatore con una punta da metallo più affilata. Creo quindi il foro quadrato per la webcam e un foro più piccolo rotondo per il LED di accensione. Procedo ora con una fresa per il trapano da modellismo per pulire i bordi frastagliati del foro quadrato. Con un po' di pazienza rifinisco il tutto, controllando di tanto in tanto che le misure siano giuste e con una lima manuale tolgo gli ultimi decimi di millimetro per farlo entrare perfettamente. A questo punto, con una piccola lama rotante, taglio i lati della mascherina che sto realizzando. Infine, sempre con la lima, pulisco le sbavature del taglio. Ora prendo un pezzo di alluminio ritagliato da una lattina. Traccio quindi dei segni in corrispondenza al foro quadrato per tagliare e dare forma ad una specie di parasole o una visiera.
Con le forbici rifinisco con precisione la forma. Tra poco tutto questo avrà un senso. Provo quindi ad inserirla nel suo alloggiamento. Con la supercolla la blocco in posizione. Mentre è tenuta da dei morsetti, cerco di darle la forma che mi serve. Rifinisco il tutto con uno strato di vernice nera acrilica. Per fissare la webcam al supporto userò della pasta morbida che si usa in idraulica come guarnizione. Esiste qualcosa di simile con il nome di pasta da fissare riposizionabile. Si potrebbe usare la supercolla o colla a caldo, ma così facendo sarebbe più difficile estrarla qualora cambiasse idea. La tenuta è sufficiente, in quanto non vi sono trazioni particolari. Infine, applico il biadesivo alla base dell'alloggiamento. E lo fisso quindi al monitor. Anche per questo progetto la spesa è irrisoria, in quanto è tutto materiale di recupero. Vecchio cavo USB, profilo in alluminio da una cornice rotta, un pezzetto di lattina, ovviamente la webcam da un computer non più funzionante. È giunto il momento quindi di vedere se tutto funziona e... Sì, perfetto! Cioè, la qualità è quella che è. Definizione relativa, frame rate piuttosto basso, ma è sempre meglio che non averla. Ecco il motivo della visiera. Avendo una striscia LED molto vicino all'orizzonte del suo punto di vista, sparerebbe troppa luce, come si può vedere quando alzo il monitor. La tua opinione è sempre importante, quindi se ti va, fammi sapere se ti è piaciuto. E se vuoi vedere altri video, iscriviti.